Nel 27 a.C., nell'organizzazione amministrativa di età augustea, alla Cirenaica, lasciata in eredità a Roma 70 anni prima da Tolomeo Apione, figlio di Tolomeo VII, viene unita l'isola di Creta per formare un'unica provincia senatoria. Secondo François Cherulier, i motivi di questa istituzione risiedono nell'importanza strategica del braccio di mare tra le due coste, ma anche nel profondo legame culturale di antica data di Cirene con Creta. Legame che può aver portato in modo naturale a considerare i due territori come unificabili in una sola provincia. Si potrebbe aggiungere che forse proprio a questa vicinanza può essere ricondotta la presenza a Creta di motivi provenienti dall'architettura cirenaica e alessandrina ancora nel primo secolo a.C., indice evidentemente di un'affinità culturale che comprendeva anche tradizioni architettoniche e costruttive. Le scoperte avvenute nel corso di più di un secolo di scavi, ad opera della missione archeologica prima e poi della Scuola Archeologica Italiana di Atene, fanno di Gortina un osservatorio privilegiato per definire l'estensione di tali rapporti di Creta con la Cirenaica, rapporti che si innestano comunque in una tradizione architettonica locale con connotati propri. L'area oggetto della nostra indagine è ad est del centro urbano più antico, rappresentato dall'Agorà, a sua volta sita ai piedi dell'Acropoli. Il quartiere è da ritenere nel complesso un'espansione urbana verso est più recente, da porre tra la fine del III e il II secolo a.C. In questa zona si trova il tempio a nord del pretorio, datato in età ellenistica sulla base della tecnica costruttiva. L'edificio fu scoperto da Antonio Maria Colini nel 1970, mentre esplorava un'imponente struttura in laterizio, identificata come un caput aqueo dell'acquedotto che in età imperiale riforniva la città. Sia il caput aqueo che il tempio gravitavano presso un incrocio tra la cosiddetta strada ovest e un altro importante percorso viario, la strada nord o strada 1, una plateia che da oriente conduceva al centro civico della città greca. L'edificio, oggi noto come Tempio A, dopo la scoperta non fu oggetto di nuove ricerche sino al 1994, quando gli scavi di Antonino di Vita nella zona dell'incrocio si estesero fino a raggiungerne la fondazione ovest. Ulteriori ricerche furono intraprese dal 2002 da Enzo Lippolis, per conto dell'Università di Roma Sapienza, in collaborazione con il Politecnico di Bari. In quell'occasione, per definire l'architettura del Tempio, si effettuò un nuovo rilievo e un catalogo dei frammenti architettonici pertinenti. Già Colini aveva ricostruito la planimetria dell'edificio e, nonostante non lo avesse mai edito in forma completa, ne aveva però correttamente interpretato la destinazione sacra, forse anche per il riconoscimento di un prospetto architettonico importante posto sul lato breve sud. Della fase iniziale non sopravvive molto, salvo le fondazioni dei lati ovest e nord. Le tracce dell'elevato, in larga parte ricostruito nella successiva fase di età augustea, si limitano a due filari in opera quadrata del basamento occidentale. Tuttavia, i pochi resti di questa prima fase, che i dati di scavo pongono alla fine del II secolo a.C., rendono possibile l'ipotesi che l'edificio successivo ne abbia ricalcato in larga parte la tipologia. È infatti probabile che il tempio, ad oikos, fosse costituito da una cella preceduta da un avancorpo, adottando un tipo architettonico ben presente nell'isola, ma anche in generale nell'Egeo orientale. Il tempio Gortinio presenta inoltre una particolare proporzione della cella, più ampia che profonda, e anche questo carattere sembra trovare riscontro nella produzione architettonica cretese già a partire dall'età arcaica. Nella stessa Gortina, il tempio di Apollo Pizio costituisce il confronto più vicino. L'edificio del periodo arcaico per il quale si è proposta una datazione alla fine del VII secolo a.C., qui in giallo nella ricostruzione delle fasi elaborata da Maria Ricciardi, rivelava nella cella proporzioni prossime al quadrato, attestando l'antichità di questo carattere a Gortina. Carattere peraltro riscontrabile anche nelle proporzioni del Tempio di Atena sull'Acropoli. Esso era orientato in senso nord-sud e l'ingresso, contrariamente all'ipotesi degli scavatori che lo ponevano a nord, è da collocarsi più probabilmente sul lato est, secondo una più recente ipotesi di Matteo da Punto, che peraltro abbassa la datazione al VII secolo avanzato. Ma sono gli sviluppi di questa stessa tipologia in età ellenistica a fornire confronti più significativi. Proporzioni della cella dilatate nel senso della larghezza sono ampiamente documentate nella produzione cretese del periodo, come attestano il Tempio Grande di Latò degli ultimi decenni del IV secolo a.C., l'Asclepieion di Lissos, di poco più recente, e l'Asclepieion di Lendas.
Questa ripresa in età ellenistica potrebbe a sua volta aver ricevuto un nuovo impulso da suggestioni provenienti dalla stessa Cirene, dove il tipo è ben radicato e si riscontra in edifici generalmente della metà del IV secolo, ma con precedenti ancora agli ultimi decenni del V, come attesta il tempio E3 nell'agorà della stessa città. Anche la particolare soluzione di un vestibolo chiuso a precedere il Naos sembra potersi ricondurre a predecessori arcaici. La soluzione è infatti già documentata tra VIII e VII secolo nel tempio di Atena Ergane a Smari, nei templi di Prignas e nel tempio di Afrodite a Daxos. In quest'ultimo caso la datazione è controversa e in anni recenti Gregorio Versa e Chiara Monaco hanno proposto di abbassarla all'età ellenistica. La stessa tipologia appare diffusa a Creta in edifici di fine IV e inizi III secolo, come attestano il tempio C di Commos e i già citati templi di Lato e Lissos. E appare perdurare ancora in età ellenistica avanzata, come dimostrano il sacello alle pendici meridionali di Festos e il Tempio A presso il Pretorio di Gortina. Il duplice edificio di culto dedicato ad Afrodite ed Ares, ad Olunte, nella sua fase del 150 a.C., presenta davanti alle due celle affiancate un ampio vestibolo comune, attestando, insieme alla persistenza, anche la versatilità del tipo. Nel periodo augusteo, in una fase di monumentalizzazione del quartiere orientale, che vede anche la costruzione di un ginnasio, il Tempio A venne ricostruito, replicando la stessa tipologia della fase precedente, forse imposta dalla tradizione religiosa locale. Rimane quindi confermato l'orientamento, con affaccio a sud, e precisato l'ingombro massimo, con una proporzione di 1 a 1 a 48 per il rapporto tra i lati. Le misure, metri 10,75 per 15,90, potrebbero corrispondere a 36,5 per 54 piedi attici da 29,44 cm. Se però si assume che l'ingombro sia esattamente corrispondente a quello della fase precedente, allora queste stesse misure potrebbero essere espresse in cubiti da centimetri 51-52, che rimandano al cubito reale egizio e al mondo tolemaico. In tal caso, esse sarebbero corrispondenti a 21 per 31 cubiti. Questa unità di misura è riscontrabile anche in altri edifici gortini e fa parte di una tradizione costruttiva locale che presenta una notevole persistenza nel tempo. Infatti, il Buleuterion di IV-III secolo a.C. presso l'Agorà era un edificio a pianta quadrata, con un lato la cui misura, secondo Antonino di Vita, è esprimibile in 54 cubiti da centimetri 52,26 cm. La stessa unità di misura è stata poi identificata da Maria Ricciardi per la prima cinta delle fortificazioni ellenistiche del III secolo a.C. ed è riscontrabile anche nella progettazione dello stadio presso il Pretorio, datato da Enzo Lippolis tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. Lo stesso ginnasio fu progettato ancora in età tardo-augustea sulla base di un cubito da centimetri 52, il che conferma la persistenza di un uso antico derivante dal legame con la koinè ellenistica tolemaica. Tornando al Tempio A, nella fase di età augustea, esso era quindi un edificio su podio. Sopra il basamento, ancora quello della fase iniziale, l'attacco dell'elevato è segnalato da una sottile risega, ben percepibile in negativo lungo il lato nord, dove un muro che vi si appoggiò in età tarda ne conserva l'impronta. Anche il caputtacco addossato in età severiana al muro ovest ne reca qualche traccia, che permette di ricostruire una struttura muraria in opera quadrata pseudo-esodoma irregolare, con confronti a Gortina nelle strutture del Buleuterio ellenistico e nello stesso basamento del coevo ginnasio. La fronte sud, l'affaccio su strada, era quella più monumentalizzata. E i frammenti architettonici identificati permettono di ricostruire, al di sopra della scalinata di accesso contenuta da semplici guance, un prospetto a semicolonne addossate a parete e sollevate su uno stilobate di circa 26 cm di altezza. Un incasso per cardine ancora in situ era pertinente ad una cancellata metallica destinata a chiudere l'intercolumnio centrale. Il confronto più vicino proprio a Gortina è dato dalla fronte del pronao del Pition, aggiunto alla cella arcaica nella seconda metà del III secolo a.C. Anche in questo caso, pur mantenendo la tradizione locale del vestibolo chiuso, una maggiore enfasi alla facciata è data dall'ordine di semicolonne, che realizzano una sorta di tipologia pseudoprostila esastila. Anche per la restituzione della fronte del Tempio A, gli elementi superstiti suggeriscono la presenza di un ordine con sei semicolonne, le quali però, tenendo conto dei frammenti rinvenuti, si devono supporre ioniche o corinzie.
Un'impronta semicircolare sullo stilobate attesta che la base era priva di plinto ed è interessante notare che nonostante a questa data nelle basi ioniche sia generalizzata la presenza di un plinto parallelepipedo, a Gortina il tipo è invece documentato ancora in età proto-imperiale, come nel caso del ginnasio, a testimoniare l'attardamento di una tradizione già presente a Creta nelle basi dell'Eron ellenistico di Aptera e nella villa tardo-ellenistica della stessa località, dove il plinto è sostituito da un breve elemento cilindrico. Il dettaglio potrebbe peraltro provenire dall'area alessandrina, dove basi attiche senza plinto sono documentate fra II e I secolo a.C. nella sala tolemaica del santuario di Teptinis, presso l'oasi del Fayum. Da Alessandria il tipo si diffonde alla Cirenaica, come attestano il Palazzo delle Colonne a Tolemaide o il padiglione della copertura monumentale del pozzo nella Gorà di Cirene. I frammenti attribuiti al Tempio A hanno permesso inoltre di precisare ulteriormente la configurazione dell'ordine, composto da elementi lavorati nelle stesse assise della fronte, che permettono di restituire, come si è detto, basi ionico-attiche senza plinto, fusti di semicolonna lisci nella porzione inferiore, e scanalati in quella superiore. Le scanalature, 10, erano concave, separate dagli stelli e superiormente desinenti a cimbium. Peraltro, un rocchio di semicolonna presenta sul lato un incasso finalizzato al fissaggio del montante di una cancellata, confermando così l'interpretazione del cardine cui si è già accennato. Lo scavo non ha invece rivelato frammenti di capitelli attribuibili alla fronte e le semicolonne potevano a rigore presentare sia capitelli ionici sia corinzi. Sui lati, alle semicolonne faceva riscontro un breve risvolto ad anta, a cui sono pertinenti un frammento di base attica a sviluppo rettilineo e un elemento di capitello d'anta ionico. È da escludere invece che un ordine di paraste articolasse le pareti laterali esterne, perché se così fosse stato, se ne sarebbe conservata l'impronta sui muri più tardi che si addossarono al tempio. Al di sopra delle semicolonne correva una trabeazione ionica che si sviluppava lungo l'intero perimetro. Di questa è stato rinvenuto un blocco corrispondente all'angolo posteriore nord-ovest, lavorato come un elemento composto da architrave e fregio. Sul letto di attesa sono presenti due incassi per la pinza di sollevamento usata durante la posa in opera, sistema che trova diversi confronti a Gortina in edifici di età ellenistica. Il dispositivo è infatti presente nelle guance dell'altare Altheos Ipsistos, ad est del ginnasio, nel Pition e nell'Eron ellenistico a nord-est del Pition stesso. Al di sopra del fregio doveva essere la cornice e un frammento riutilizzato in una tarda sistemazione del ninfeo ad est del tempio appare compatibile con gli elementi della trabeazione. La cornice presenta una sottocornice a dentelli ed è lavorata insieme alla sima a gola dritta. Nel complesso, per quanto riguarda la morfologia dell'ordine, i tratti riconoscibili evidenziano una lavorazione relativamente schematica, che pur rivelando influenze microasiatiche nell'articolazione dei profili, tradisce l'opera delle maestranze locali. Alcuni tratti della stessa decorazione architettonica, in primo luogo i dentelli della cornice sottodimensionati e poco aggettanti, inducono ad attribuire il lavoro alla produzione tardo-ellenistica, che a Creta sembra mostrare una particolare longevità. La copertura era costituita da un tetto a doppia falda e un blocco attribuibile alla parte alta del muro, con l'attacco per la lastra angolare inferiore del timpano, fornisce l'inclinazione del frontone, intorno ai 20 gradi. Il vestibolo era diviso dalla cella da un muro, al centro del quale si apriva il portale di accesso al naos. Nell'area è stato rinvenuto un elemento interpretato come l'acroterio angolare destro della cornice del portale. Esso si configura come un elemento vegetale dal disegno molto stilizzato e trova interessanti confronti in un acroterio analogo presso il Pition di Gortina o nell'elemento rinvenuto in scavi dell'Eforia alle pendici di Festos e attribuibile ad un piccolo sacello di età ellenistica. Una simile cornice inquadrava il portale d'ingresso del tempio di Asclepio Sallissos ed è ascrivibile al rifacimento di età tiberiana del precedente edificio ellenistico. Questi elementi documentano quindi l'esistenza a Creta di una particolare tipologia di portali, coronati da cornici decorate da acroteri angolari, databile dall'età ellenistica al periodo proto-imperiale. Fuori da Creta i confronti più diretti vengono dalla Cirenaica, dove pure sono attestati in età ellenistica portali con simili acroteri dai profili semplificati, e dall'architettura funeraria di Alessandria, dove i portali d'ingresso alla tomba di Mustafa Pascià, datata tra III e II secolo a.C., presentano appunto tale dettaglio.
Un'interessante conferma dell'ascendenza alessandrina di queste architetture proviene peraltro proprio dal sacello di Festos, già richiamato a proposito dell'acroterio del portale. Infatti, la particolare sequenza di modanature dell'architrave del portale stesso, che comprende l'insolita combinazione di gola rovescia sormontata da ovolo, trova un esatto parallelo ancora una volta in ambiente cirenaico, come attestano il Donario degli Strateghi e l'Artemision, entrambi a Cirene. Considerando il notevole spessore dei muri perimetrali della cella, più ampi di quelli del pronao, è possibile che essi potessero comprendere all'interno un ordine di semicolonne su podio, adatto a creare uno sfondo adeguato per le statue di culto, a loro volta poste su una lunga base addossata al muro nord, secondo una configurazione che ricorda la cella del tempio di Asclepios a Lissos. Di questa configurazione interna sopravvivono alcuni frammenti, sufficienti però a delineare con buona approssimazione la presenza di un ordine di semicolonne corinzie al di sopra di un basamento modanato e coronate da una trabeazione con architrave a fasce e cornice modiglionata. In particolare, il basamento del podio presenta un toro sormontato da una gola dritta. L'impiego della gola dritta in una sequenza di modanature di base trova un confronto diretto a Gortina nel podio dell'aula triabsidata pertinente ad una trasformazione ulteriore del ginnasio alla fine del I secolo. La stessa combinazione di modanature è inoltre visibile alla base di una stele dell'eron ellenistico di Aptera. Inoltre, il frammento di architrave dell'ordine interno e i frammenti di cornice modiglionata trovano confronto sia nell'elemento di trabeazione arcuata riutilizzato in un muro tardo del settore C del pretorio, sia in un capitello dorico in calcare pure proveniente dallo stesso settore e datato in età tardo-ellenistica. Questi elementi, purtroppo adespoti, attestano tuttavia la presenza a Gortina, sullo scorcio del I secolo a.C., di quell'architettura barocca che la Littleton attribuisce ad influsso alessandrino. Un blocco rinvenuto in una fossa di spoglio nel vestibolo del tempio pone alcuni interrogativi riguardo alla sua collocazione. Si tratta di un concio d'arco architravato, la cui fronte è articolata in architrave a fasce, fregio a cavetto, cornice a dentelli. Al di sopra della cornice è presente una risega rientrante, forse il piano di appoggio per un elemento della copertura o un controsoffitto. Il raggio di curvatura del concio restituisce una luce libera di 7,30 m, dimensione compatibile con la larghezza interna del vano. L'elemento potrebbe quindi essere un concio d'arco inserito in un muro, e un'ipotesi possibile di porlo al di sopra dell'apertura di accesso al vano interno, come nella fronte di un mausoleo di Enoanda in Licia della seconda metà del II secolo, in cui, al di sopra della porta d'ingresso, è inserito un grande arco di scarico. Indipendentemente però dalla possibile collocazione dell'arco nell'edificio, va comunque sottolineata la sua morfologia. Infatti, la combinazione di sottocornice a dentelli sormontata da un profilo a cavetto, ben attestata in esemplari tardo-ellenistici d'Alessandria, datati tra il II e il I secolo a.C., caratterizza anche la cornice superiore del podio dell'aula triabsidata del pretorio, pertinente alla già citata fase di trasformazione del ginnasio degli ultimi anni del I secolo d.C. Il dettaglio lega ulteriormente tra loro queste architetture, da ascrivere ad un momento in cui a Gortina la sensibilità per le forme barocche propria dell'ellenismo alessandrino è evidentemente ancora viva. Prima si è fatto spesso riferimento al ginnasio realizzato nella tarda età augustea a sud del Tempio A e in relazione con lo stadio di età ellenistica. Il complesso, di cui si conservano solo poche strutture, appare costituito da un grande piazzale porticato, parzialmente addossato ad est al settore nord dello stadio, e che vedeva su questo stesso lato uno dei suoi accessi. Sul lato opposto all'entrata, il ginnasio prevedeva una serie di ambienti, tra i quali al centro era l'Efebeion, quasi in asse con l'ingresso orientale. Il vano era in origine una semplice sedra rettangolare, aperta sul portico antistante per il tramite di un diaframma di colonne, di cui rimane ancora in situ lo stilobate. Sul lato sud del piazzale, invece, i grandi impianti di riscaldamento delle sale calde delle terme, che vi si insediarono dall'età traianea, hanno di fatto obliterato le tracce delle fasi precedenti, rendendo impossibile una ricostruzione certa della planimetria, che comunque sembra presentare forti affinità con il ginnasio di Cirene, edificio di IV-III secolo, ristrutturato nel II secolo a.C. e dedicato a Tolomeo VIII Evergete. Il ginnasio di Gortina si caratterizza per l'impiego di tecniche costruttive ancora in buona parte legate all'esperienza ellenistica della muratura in opera quadrata di blocchi lapidei montati a secco, con un elevato che è stato ipotizzato in mattoni crudi.
Da segnalare l'impiego di particolari bugne di sollevamento di forma triangolare presenti anche sulle ante del pronao ellenistico del Pythion e nell'Eroon presso lo stesso tempio. Interessanti alcuni dettagli morfologici degli elementi architettonici del ginnasio. Nella aulè, l'ordine delle colonne doriche con basi attiche prive di plinto appare risentire di influssi provenienti sia dall'area italica tardo-repubblicana che dal mondo alessandrino. È interessante notare la costante presenza, ad esempio, di un cavetto di raccordo tra il toro superiore e il fusto della colonna, al posto dell'apofigia, o nel capitello, la sostituzione dei canonici anuli con spessi tondini. Come si è già accennato, in una successiva fase di trasformazione, databile alla fine del I secolo d.C., il vano centrale del lato ovest venne radicalmente modificato, inserendo al suo interno una complessa struttura triabsidata con due conche più piccole a nord e a sud, ai lati di una più ampia ad ovest. L'elevato delle tre edicole era costituito da un podio continuo e scorniciato. Su questo doveva trovare posto un ordine di colonnine a sorreggere una traviazione mistilinea, di cui sopravvivono diversi elementi di architrave, fregio e cornice. A fare da sfondo alle edicole a giorno così create erano ancora le pareti perimetrali in opera quadrata della fase originaria. La configurazione richiama i vani principali del ginnasio di Stratonicea di Caria, del secondo quarto del secondo secolo a.C., il cui elevato presenta un alto podio continuo, scorniciato e sormontato da un ordine corinzio di ridotte dimensioni. Il motivo compare peraltro in molte pitture parietali di secondo stile, che riecheggiano motivi di origine ellenistica. Basti citare la Casa dei Grifi sul Palatino a Roma o la Villa di Oplontis. Sia nel ginnasio, come nella cella del Tempio A di Gortina, le origini di questa architettura leggera, con ordini di dimensioni ridotte collocati su podi modanati, sono da ricondurre alle sperimentazioni di età tardoclassica all'interno di spazi templari. Ma è anche evidente il richiamo alla decorazione pittorica di monumenti funerari ben più antichi, come attesta la tomba del giudizio di Lefcadia della fine del IV secolo a.C. In sintesi, appare evidente l'adesione di Gortina alla vasta coenè architettonica del Mediterraneo ellenistico e tardo-ellenistico, resa complessa dall'intersecarsi di influssi provenienti dal mondo macedone, da Alessandria, dalla Cirenaica, dal mondo italico, sempre però rielaborati dalla tradizione costruttiva locale. Proprio in questa singolare commistione tra tradizione locale e forme linguistiche innovative di provenienza per lo più alessandrina, risiede l'importanza degli edifici Gortini, la cui collocazione all'interno di un contesto più ampio consente di riconoscervi un nuovo importante tassello per la conoscenza della produzione architettonica cretese tra il II secolo a.C. e il I dopo, per troppo tempo rimasta ai margini di un settore di studi di grande attualità.